giusto in 1-1 vincerebbe Nicholson. Oh, Sanna. Lo può distruggere. E infatti lo sta dimostrando. Neckbreaker, mamma mia. E qua è finita Andrea. Addio, addio Rising Sun. O meglio, addio John Franzo. Uno, due. No! Incredibile. Strano che Nico sta ancora in esecuzione. No, non ci credo. Con Starro, ti stai su Nico sta la seconda. Attenzione, prova la spia del Johnson, ma non ce la fa, non ce la fa, il ginocchio è collassato. Ma come schiena? Uno, due, no! Incredibile! Ma come fa? Come fa? Airship, non c'è Danny Johnson! Allora ci pensa Slagon! Oh! La tarantula? Tarantula! Incredibile! No, è una cosa vice! Incredibile, bravissimo Slagon! Attenzione, qui può volare, no, niente, non intercetta Nicholson e suplex. Vertica suplex a cercare. Mamma mia Andrea. E David Johnson dov'è? Non c'è David Johnson! Uno! C'è John Pranzo qua! Sta facendo il suo dovere, eh! Eh sì! Aia! La vedo male per Slagon! Anch'io! Oh, attenzione! Oh no! Oh! Oh no! Oh mio Dio! Oh no! Oh no! Oh mio Dio! Oh. Che mossa! What the hell? Uno! Cioè, attenzione, lo cacciò John Pranzo! Hanno espulso? Espulso John Pranzo, l'ho visto se ne andava! Attenzione! Si mette male per... Guarda che posso credere, per fortuna le seguono la Slagon, non so Slagon, non so Messi! Ciao! Ma che ha fatto? Incredibile! Ma ha ceduto! Sì! Io ho visto che battiamo, ma non per cedere. Che l'arbitro! Andrea Mane! No, non mi credi che è quello che penso io! Non credo! Ma non ha... Cioè, ha battuto sì, però per raggiungere le corde! No, no, ha battuto per cedere, No, Andrea, secondo me no! No, no, guarda! Se ce lo fanno vedere... Lo fanno vedere, dai, continuo. Incredibile! Te lo vedo io! Che mossa incredibile intanto! Grande coppia contro questa, eh? Eh sì, parte di scherzi. Vediamo! Guarda! Oh, non no! Ha preso le corde! Non l'hai visto! Eh no, ha ceduto! Ma ha preso le corde! Ma l'ha sferato! Ma l'ha toccato! Ma ho che da recriminare! Anche perché il Gioppranzo era stato espulso! Casualmente proprio quando il Gioppranzo era stato espulso! Il gatta ci cova, i soldi di Cecco! Andrea! Te lo dico io, dai! Questi bastardi. Lo school trionfa. Un'altra sconfitta proprio per Slagon. E David Johnson. Sì. Ora passiamo al match da NCW Bucchieri, ragazzi. Eh già. Tempo di resi di conti anche per loro. Eh già. Oh, attenzione. Absolute pain, Antonio, dear teacher. I don't know what you got in your fucking mind. If you got one. But I want to know why. On Rising Sun. I got her. Attenzione Mag, che è una leggenda del Sollone, eh. Train with someone older than my progenitor Lara. About 400 years ago. And also more idiot than her. I've already a very good trainer. Who knows me all along. And I'm not going to change him. Are you serious? Actually, it was strange you can do it by yourself. Since you are a good frenetic girl. But what the management says is law. See you on Thursday. Si guarda di sé questa Meg. Sì, ma questa donna parla in nome della legge, quindi insomma non può contraddirla. Eh sì. Inside. Desire is gone.
waste in your useless days to figure out why I betrayed my best friend. Well, it's obvious FMO is sick and tired too, just like me. It's time that Bergeri knows his destiny. The destiny of a fake savior of people who don't care. Valgono anche all'esterno, comunque. Eh sì, non è qualification match. Eh sì. Sì, false count anywhere però. Oh, attenzione. Joe Brega. Tanto per gradire. Stavo dicendo, più alto di un Burkeri, però più tecnico, ma MCW. Però anche più agile di un Burkeri. Oh! Magico kick! MCW si rialza subito! Allora Drawkick no! Niente da fare, MCW lo conosce bene.
Il problema è che sono due atleti che si conoscono molto, dunque è anche difficile pronosticare un vincitore. Vediamo chi sa meglio contrastare l'altro. E beh, a metterla su questo campo direi NCW, però quella maschera attenzione Sacco Flemma, mamma mia, ma non è inusuale da parte di lui, okay. Strano, eh? Eh sì, punta forse alle novità per prendere la vita. Dex amico. Intanto, sì, mamma mia ragazzi. Intanto c'è grandissima attesa per la Rumble. Eh già. Che, che avrà inizio subito dopo questo match. Noi prenderemo la linea prima della Rumble e poi partiremo. Oh! Incredibile, spinning kick da parte di Bucchieri. Quindi Bucchieri va qua, guarda, slip, attenzione! E neanche il volo! Che manovra, incredibile! Sarà bellissima manovra, eh? Eh sì. Bravo anche qui. Ma guarda, hai visto un altro neckbreaker? Come se lo volessi dire questo neckbreaker è il migliore del tuo, Dio Bucchieri. E va ancora! Infatti, sfida del neckbreaker. Oh, pugni chiusi addirittura del Dio Bucchieri. Eh sì. Questo dimostra come davvero non ci si abita. Per estirpare il male bisogna essere cattivi. Attenzione ora. Corre NCW. Ma quanto è Dio Bucchieri, ancora una brega. Mira la testa Dio Bucchieri, oggi si è fatto. Train kick alla testa. Eh sì, il switch alla testa. Il switch alla testa. Più o meno la testa. Beh sì, anche alla fine alla schiena. Nessuna manovra, dunque non farebbe bene Dio Bucchieri a colpire la schiena o anche alle gambe. Cioè, appunto. Vabbè, però magari un po' fa anche bene a colpire le gambe, visto che MCW può tirare fuori il suo Enziguri kick. Anche la CTS. CTS, giusto. Attenzione. Ah, ricordiamo, c'è squalifica. Attenzione, cosa fa? Ora scala. No? No, l'arbitro. L'arbitro si intromette qua. Attenzione, ha preso qualcosa di ma qui MCW sono un po' aiutato. Oh, Dio Bucchieri qui. Non parlare. C'era un fan molto accanito. Un fan proprio di Dio Bucchieri, eh. Già. Buona attenzione. Vedremo se MCW avrà molti fan. Non mi sembra, Però. Già. Soprattutto questi colori non si può vedere. Molto meglio il blu. E il nero. Già. A prima era così lui, Quindi. Per mio come l'ha diventato, vai. Sì, infatti anche secondo me, però. Beh, il tatuaggio è bello però. Sì, sì, il tatuaggio di costare. Attenzione ora. Di Bucchieri mi ha acceso quel secchio della monnezza. Mi ha fatto ancora! Gli ha detto ti ficco dentro, non ce ne esci più. Nessuno sente più il cavolo. Senza pietà oggi. Ah, bravo, si danno qui a bloccarlo. Quel secchio entra a fare, Di Bucchieri, grande difesa oggi. Lo so, prende spazzolone Andrea. Eh sì, ha preso spazzolone. Oh, attenzione, era fare lo lascia. No, anzi da attenzione, c'è uno che vorrebbe dare la sua cintura. Ma la prende! Ma era un traditore, cioè hai visto? Era un falso fan di Dio Bucchieri. Cioè pensa un po' di questi fan di MCW, Attenzione, vai Dio Bucchieri, mi ricordo MCW l'ha già lottato una prova, era proprio un Extreme Rules match quello, no? La Draft Lottery contro Edward, questo era Venne Victor, non so, o contro Victor, non me lo ricordo, 2-3 anni fa Andrea, ricordo c'era anche te.